Avendo raggiunto velocemente i 10.000 like, eccovi la seconda parte dei piccoli dettagli di cui non sapevi niente riguardo gli oggetti di tutti i giorni. Numero 1. Le tastiere sono tutte uguali. No, tranquilli, non sto dicendo che una tastiera da 200 euro sia uguale a una da 10 presa alla MediaWorld. Semplicemente la posizione e le caratteristiche delle lettere sono sempre quelle, e anche sulla vostra potrete notare un piccolo dettaglio. Le lettere F e J hanno una linea piccolina ma in rilievo sotto di loro. Sapete a cosa servono? Provate ad appoggiare sulla tastiera le mani come se steste per cominciare a scrivere. Se siete abituati ad utilizzare il vostro PC e a scrivere tanto con essa, non vi accorgerete neanche che le vostre dita si sono allineate automaticamente ad alcune lettere specifiche. Per la mano sinistra sono la A, S, D, E, F, mentre per la destra sono L, K, J e O, con i pollici sulla barra spaziatrice. Questo succede perché il nostro cervello prende come punto di riferimento quelle due linee in rilievo e le utilizza come punto di partenza, facendo allineare le dita automaticamente alle altre lettere vicino alla F e alla J. E sono anche utili ai non vedenti, sempre per avere un punto di riferimento su cui basarsi. Numero 2. Buttate via i vostri taglierini subito dopo il primo utilizzo perché la lama iniziale ormai è smussata e arrugginita? Beh, sappiate che è una cosa da non fare assolutamente. Questi strumenti, se avete notato, hanno un tappino nero che si può rimuovere e che contiene altre lame di scorta, ma sicuramente già lo sapevate. Sapevate però delle linee nere che dividono diagonalmente la lama? Quella parte è più leggera e si stacca facilmente. Di solito si usa il tappino nero per farlo e dopo averlo staccato vi ritroverete una nuova lama affilata da poter utilizzare. In pratica i taglierini sono formati da tante lame affilate attaccate l'una con l'altra. Numero 3. Avete notato che le cuffie prodotte dalla Apple hanno dei fori anche verso l'esterno? Se non ci avete mai fatto caso, andate a vedere. Questi fori esterni hanno una specifica funzione. Tutte le cuffie di solito creano un vuoto tra l'altoparlante e l'orecchio e ciò spesso crea un suono quasi fastidioso ad alto volume. Per gli iPhone è diverso. Apple ha infatti creato questi fori per impedire che si crei il vuoto e che il rumore fastidioso vada all'esterno, in modo da avere più mobilità e qualità acustica. In più, durante una chiamata avrete la vostra voce che non rimbalzerà più nei timpani come di solito accade. Numero 4. Le cerniere di jeans o maglie o valigie o borse sembrano una cosa da niente, fabbricati alla svelta, giusto per, ma in realtà vengono lavorati in modo molto complesso e possiedono parti che molti di noi nemmeno notiamo. Avete mai visto che nella parte alta del cursore, cioè quella parte che tiriamo per chiudere la cerniera, c'è un dentino in rilievo? Quello serve a bloccare l'apertura indesiderata della cerniera, semplicemente poggiandola contro essa. Dopo averla chiusa, ovviamente. La parte dove poggia il cursore si chiama tiretto e serve a irrigidire il cursore, in modo da tenerlo fermo più saldamente. E un'ultima cosa, sapete come mai le borse hanno due cerniere invece di una? Semplicemente per rendere la vita più difficile ai borseggiatori, infatti se avete due cerniere potete metterci un lucchetto per chiudere tutto, o legare in modo intelligente i due lacci dei cursori. Numero 5. Lo specchietto retrovisore per la macchina fu inventato quasi casualmente da un certo Ray Hardon, un pilota che si fece furbo e che invece di portarsi un copilota appresso per vedere il traffico dietro di sé durante le gare, ha preferito posizionare uno specchio sul cofano. Ma sapete che con gli anni si è evoluto e ha giovato di grandi modifiche questa invenzione? Avete mai notato la linguetta che si trova sotto lo specchio? Beh, serve ad abbassarlo velocemente quando qualcuno vi abbaglia da dietro. Davvero utile, specialmente durante la notte, provate a spingere quella levetta. Se il video vi è piaciuto, ricordatevi che a 10.000 like faremo la prossima parte.